Benvenuti in questo nuovo video di Roblox. Quest'oggi, dopo un sacco di tempo, torniamo su un tycoon stile McDonald's. Io penso che tipo a tycoon del McDonald's nella nostra carriera ne abbiamo fatto tipo 10. È quasi una tradizione, seppur non è una tradizione perché non c'è mai stato un periodo specifico in cui farlo, ma sono sempre contento di farli. Dovrebbero essere migliorati drasticamente ormai, perché su Roblox per fortuna pian piano il livello è salito. E quindi credo che sia tipo il tycoon dove costruisci il tuo McDonald's ma devi anche lavorare. E a me piacciono di più quando sono così perché divertono molto di più. Quindi prendo l'ordine, non devo fare questa cosa, devo andare prima a fare qua la zona per gli hamburgerozzi. Quindi mi metto a cucinare due belli hamburgerozzi. Io voglio il gioco dove faccio i toast. Dovremmo farlo. Noi, intendo. A nessuno interessa. No, scusami. Allora, i toast piacciono a tutti. Ma non è a nessuno. Sono come gli hamburger, piacciono a tutti. Buongiorno. Poi non so se è una roba più italiana che altro. Cioè, dalle altre parti del mondo, esatto. Secondo te, mangiano i toast come li mangiamo noi? Secondo me no. Chissà. Secondo me no. È proprio una roba. È quello il problema. Ah, non ci sono tavoli puliti. Però io tanto c'ho i soldi perché ho preso il primo regalo. Quindi adesso ho aggiunto il secondo tavolo, così non aspetto che finisca la prima. E faccio questo. Poi io corro da questa parte e preparo altri due panini. Però è già arrivato un bro che vuole un panino. E questo è già sporcato. Ditemi che non è uno di quei giochi dove devi correre come un pazzo. Ti ricordi proprio quello che avevamo fatto? Dove è stato uno stress dal primo istante quello fino all'ultimo. Quello dell'autolavaggio. Che sei impazzito, io stavo urlando. Cioè, spero non sia così, raga. Cioè, io volevo chillarmi un pochino. Non ce la posso fare. Ho anche appena finito di pranzare, quindi la pancia è piena. Mi sento un po' stanco. E così. È di quei giochi. Cioè, se vuoi fare il massimo di velocità, è di quei giochi. Allora, frigo da $150. A che serve? A niente. Era solo estetico. Anch'io l'ho e poi preso free pensando money. Che servista certo qualcosa. Free non c'è nulla nella vita, avete visto? Ma scusa un attimo. Dimmi, cara. Che vuoi? Allora, io ho comprato il secondo tavolo. E non mi è comparso. Mi dispiace. Guarda, tu ne hai due a fianco, giusto? Uno a fianco all'altro, quelli lì. No, vedi che ti costa 2,50. Non l'hai mai comprato. No, l'ho comprato, era qui. Sei una pagliata. Era qui, quello a fianco, dai, l'ho comprato. Non credeteci. Incredibile. L'ho comprato. Tieni però un bel panino, mangia pure. E qua ci riscattiamo i regali perché in realtà sono rotti. No, c'è il poliziotto che vuole tre panini. Come faccio a preparare i caffè, le altre belle cosette? Io no, impossibile, cioè ci vuole qualcuno. Qua se non lavora qualcuno è un disastro. Allora, noi possiamo assumere uno chef per 3.000. Assunto. Ma non ho soldi. Io sì. Vai, te. Tieni. Ma scusa, te li mangi tutti e tre tu o hai gli amici? O sei un forever alone che però no, mangi come questo magna. Quattro panini? Che miseria. Ma lo chef me li dà istantaneamente quando sono pronti? Come funziona? Me lo dice quanti panini ho io? Cioè, più due. Dove so quanti panini c'ho? Calmati, non c'è bisogno. No, scusate, era colpa mia, tra l'altro, quindi sono pure una pigna. Comunque io continuo a dire, e lo dico in ogni video di questi nuovi tycoon, erano meglio i tycoon prima. Perché? Non lo so, c'era qualcosa di diverso. Davvero? Sì. Cioè qua, ok, sono più belli graficamente, ci sono più cose da fare perché ti danno anche delle attività con cui puoi interagire. Esatto. Ma quelli di prima avevano un fascino, non so. Non lo so, comunque quando pulisci la spazzatura ti dà 68, perché credo che sia la mancia, che lo sapete che in America se non gli danno la mancia, poverini, non guadagnano un euro. E però fa comodo perché almeno si guadagnano un po' di soldi extra. Allora, dovrei avere i tre panini per questo, infatti, così. No, devo dirti, nel momento in cui prendi lo chef scorre. Ma chi ce l'è il premio? Premi questo tastino. Ah, ci sono i regali. Fai claim e claim. Prendi air prima di spenderli. Okay. Chef. Ok. Finito. Hai visto che ogni tanto impari anche a giocare. La mia vita è semplicissima. Ecco, appunto. Il punto è, vorrei far comparire delle nuove cose, tipo il caffè, le patatine fritte. Forse questo. Forse questo. A gestire gli hamburger. Ah, puoi fare i doppi hamburger, buono, buono, però speravo in qualcosa di nuovo. Tycoon 8% completo, claim. Pink bug, perché ci sono i pezzi? Cosa c'entrano? Ma mi segue basta o è anche utile? Cosa mi significa? Tieni quattro panini? No, non dà nessun vantaggio, sono estetici. Ah. Ma che me ne frega a me di avere un pet estetico? Cioè i pet ti servono solo perché ti fanno da moltiplicatore. Magari
sei sicuro che non facciano da moltiplicatore? Eh sì, cioè, sto venendo i panini allo stesso tanto di prima. Io sto pensando, voglio arrivare a 5.000 legit senza sti claim che sono totalmente bucati. Cioè, raga, qua mi dà dietro 8.000. Ma che senso hanno i claim? Sono sbilanciatissimi. E appena fattibile, io praticamente compro il cassiere, che secondo me è top. E a quel punto cerchiamo di aumentare il ritmo anche di quanti panini facciamo. Eccoli, li abbiamo. Quindi, assumi cassiere. Come si pulisce per terra, l'hai capito? Per terra? Ci sono delle macchie, tu ce le hai? No. Da me c'è gente pulita, a differenza tua. Guarda, cioè, i clienti, vedi che ho un sacco di macchie, come le pulisco? I clienti sono lo specchio della persona. Ecco, devo prendere il mocio. Mi hai ascoltato? No, perché okay, tanto è noioso. Guarda, devo prendere il mocio e pulire. Allora, tutto molto bello, però senza claim preferisco... Sì, è un po'... Non lo dico. Allora, vai, secondo chef, e usiamo i soldi restanti per prendere un altro tavolo qua. Noi così dobbiamo pensare solo a pulire, ragazzi, un lavoro meraviglioso. Gestiamo l'attività e puliamo. E... finestre. Poi, la cleaning area, raga, non la compriamo. 1000 Q, no, hanno iniziato a sporcare, purtroppo. Vedi? Ma adesso? Vabbè. Quindi è quando compravi il quarto tavolo? Esatto, io ho comprato il quarto tavolo. Oh, però paga 100 pulire, è lavoro più proficuo del mondo. Non ti ho ascoltato. Io ti stavo dicendo, e tu stai parlando tutto il video da solo, sì, non ti sta ascoltando nessuno. E io non ascolto te, tu non ascolti me. Capito? Guarda che paga tanto. Cioè, e non ascoltarsi a vicenda. È così che dura una relazione per 11 anni. Questo è uno dei segreti che qualcuno prima o poi vi dovrà dire. Bisogna non ascoltarsi a vicenda. Io ho smesso di ascoltarti all'inizio di questo video perché stai dicendo tante di quelle fesserie che... è meglio non ascoltarti. Solo è la verità. Certo, certo. Mo' me piglio il nuovo claim da 15.000. Mi compro il soffitto. E ci stanno le luci da comprare. Non credo, io ho comprato... Qua sono i fans? Ah, i ventilatori. Sì, sì, esatto. Board. Poi i divider. Belli. Devo dire che la costruzione però è molto bella. Sì. C'è la treasure chest da aprire. Ma vai a quel paese. Io tra 30 secondi. Allora, join the group and like, raga, lo faccio. Allora, fammi vedere. L'hai capito? Sì. Cioè, tu ti iscrivi al gruppo, metti like, non si aggiorna perché poteva aggiornarsi, qui ti riparte il timer. Io vi prendo per tipo i capelli, vi appendo e vi lancio le patate in faccia. Facciamo le patatine fritte, va? Ovviamente devo preparare io. Se assumo... non spottava Yebo, che vuol dire? Infatti, che le patatine le ho fatte vita io. È quello che ho detto io 3 secondi fa, abbiamo detto la stessa cosa perché non mi ascolti. Ti ho già detto che oggi non ti ascolto. Ah, mi sono fregato da solo. Che cosa? Non comprare la seconda cassa. No. È tutto uno scam sto gioco. Però almeno sono un altro... Sono il 25%. Lo posso... 14.000, guarda, veramente in testa ti do 14.000. Ma sei impazzito. Io sto al 27%. Grandissimo. Bravo, bravo. Superiore. C'è chi vince e chi perde. Non so cosa fare. Cioè, perché se poi compro un'altra cassa... Cioè, io qui mi intrappolo da sola. Come faccio poi a far tutto? Esatto. Come faccio? Già devo fare le patatine, poi devo pulire i tavoli. Comunque è un po' scammerina come mappa. Perché dovresti darmi la possibilità di prenderne almeno uno con i soldi del gioco. Poi se ne voglio altri, dico quello che pulisce, lo pago con i robux. Ma che poi è un peccato perché il building della mappa è veramente carino, il sistema è carino. E si perdono in dei bicchieri d'acqua. Cioè, ma letteralmente dici, ma perché fanno così? E evidentemente, capito, cioè colpisce la scemite all'improvviso, acuta, scemite acuta si chiama. E tu rovini il gioco da solo e te la autodistruggi. Allora, prendiamo un altro chef perché io non faccio gli altri hamburger, basta. Ma quanti chef hai? 3. 3? Wow. Big money. Big money? Mi ha pure chiesto di mettere like alla mappa, guarda, ti giuro che... Sì, anche me l'ha chiesto prima. Adesso sto andando a mettere dislikes, ho messo dislikes. No! Sì. Che io sto aspettando per finire questo video di poter prendere la ricompensa del gruppo. Perché se vi danno la ricompensa con io che sono uscito dal gruppo e gli ho messo il dislike, è veramente funny. Ah, vuoi provare quello? Sì, questo io devo saperlo per la scienza.
finiamo di questi tavoli, ragazzi. È un porcile, non è un McDonald's, è un porcile. Adesso compaiono i maiali e abbiamo finito. Che sei riuscito a fare un po' di patatine. Poi cosa dovrei comprare secondo loro adesso? Non l'ho capito neanch'io. Altri tavoli, io sto comprando sempre tavoli. Compro un tavolo e mi compro un altro tavolo. Forse non ci servono più i tavoli magari. Tanto non arrivano, perché sennò se non fai le patatine non servono nessuno. Beh, effettivamente. Guarda, io ho 3000 tavoli. Sì, no, è l'unico bottone acquistabile. Sì, interno. tavoli. Vedi che hai tutte quelle stanze. Totalmente sbagliato. Vorrei prendere a schiaffi che ha fatto sto gioco. Perché poi c'è pure la gente brava a lavorare. Ma venite a lavorare per me, porca miseria, che c'ho un cervello. Non penso che funzioni così, cioè, se non ti conoscono. Lo sto dicendo. Ma non ti capiscono perché parli in italiano. Ascoltate, imparate l'italiano. Ho fatto i bagni. Davvero? Sì. Ah, ti sono comparsi finalmente. Comprando tavoli. Counter. Soda machine. Raga, la TV, bella la TV. Napkins. Tutti fermi perché non ci sono patatine. Ah, finalmente. Alla buon'ora. No, ancora peggio. Sì. Ancora peggio. Scusa, se io volessi due friggitori di patatine, devo spendere 2,95€. No, guarda che quello lo rende più veloce, mica ti dà quelli che lavorano. No, ti dà il fryer, vedi? No, faster frying. Ma vedi che c'è il tizio nell'iconcina. Secondo me velocizza ma non li prende. Secondo me velocizza e li fa lui. Ti scamano. È il momento. Mi date la ricompensa? Vediamo. Almeno li hai scammati. Sono io l'ultima ad aver scammato loro e non viceversa. Mi sento soddisfatissimo. Maledetti infami. Quindi potete fare così, entrate nei gruppi, uscite, mettete il dislike e vi prendete lo stesso premio. Dislike se no se vi fa schifo la mappa. No, quando vi fanno arrabbiare, certo, capito? Gli scammate le ricompense, però non gli date la soddisfazione di stare nel gruppo e di avere un like. Orologio, tavolo. Beh, è giusto così, no? Non penso se ne facciano molto di avere la gente nel gruppo, alla fine è solo un numero. Ok, faccio l'ultimo bagno. Io comunque ci tengo a dire che sei stata umiliata. Perché tra una roba e l'altra, 45.9%. Sì, ma io non avevo voglia di stare a fare le patatine. No, è perché non hai fatto il gruppo. Non è le patatine il problema. Non voglio entrare nel loro gruppo. E io sono già uscito. 666. E ci fermiamo. Va bene. Poteva essere bella, ma non lo è stata. Ciao. Ciao.